Da cosa mi è venuta l'idea di preparare questa vettura? Tutte le idee hanno una lampadina, un momento in cui ci si immagina che cosa fare, e questa lampadina me l'ha data Stefano Accorsi, l'attore con cui ho corso lo scorso anno, il quale una volta durante i nostri test si è espresso in questo modo, ha detto vacca boia, perché questo è il suo modo dal film Veloce come il vento, vacca boia, questa vettura bisognerebbe farla stradale perché è davvero bella. Da lì ho avuto l'idea, abbiamo lavorato intensamente su questa vettura, che è una vettura, ricordo, stradale, lavorando innanzitutto sull'aerodinamica. L'aerodinamica abbiamo usato praticamente tutte le parti di Peugeot Sport, quindi i passaruote anteriori, lo spoiler anteriore, i paraurti anteriore e posteriore e così via. Dopodiché siamo intervenuti sul motore. Il motore è stato grazie a un'esperienza maturata nel 2016, quando ho corso con la 308 M16, per cui abbiamo utilizzato l'esperienza che abbiamo maturato sulla centralina e l'abbiamo portata da 270 a 302 cavalli. Sui freni abbiamo utilizzato materiale Brembo come dischi stradali originali omologati. Abbiamo utilizzato una campana in Ergal, quindi questo dà una maggiore stiffness, ovvero rigidezza sulla frenata, pastiglie Racing. Abbiamo lavorato con la KV per gli ammortizzatori e le molle e abbiamo ottenuto un assetto veramente, direi, pistaiolo. Inoltre lo scarico abbiamo utilizzato quello che usavamo sulla 308 M16, quindi uno scarico in inox che dà un sound molto particolare. Tutto il resto è stato piccolo tuning, ovvero fatto di la targhettina con la serie numerata piuttosto che le scritte Arduini Corse sul lato e sul posteriore della vettura. Abbiamo così in qualche modo migliorato ciò che già era bello, dandogli un aspetto più aggressivo, più corsaiolo, però per il piacere della strada.